Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sono nella mia cucina, ma questa non sarà una video ricetta, ma bensì, rullo di tamburi, oggi ci rifaremo le unghiette insieme. Premessa, io ormai sono tot anni, dalla terza media circa, che mi faccio le unghie da sola, mi sono abbastanza skillata negli anni che passano, quindi ho detto perché non fare una sorta di tutorial, ovviamente sempre amatoriale, magari potrebbe servire a qualcuno, no? E quindi ho detto facciamolo, quindi oggi ci rifaremo le unghie insieme. Ho già qualche inspo, mi sono ispirata a delle unghiette un po' primaverili con qualche fiorellino sull'anulare. La situazione la vedrete anche dopo, è abbastanza disastrosa perché me le sono fatte un mese fa e ancora non le ho rifatte, ma stavo aspettando per farmele con voi. Prima di tutto, disclaimer, partiamo da questo presupposto: io non sono un'onicotecnica, non ho mai fatto corsi e cose, quindi le informazioni che vi darò e il metodo che utilizzerò oggi sono cose che, guardando un po' di qua, guardando un po' di là, negli anni ho imparato, ma niente di ufficiale. Chiudendo questa parentesi, andiamo a vedere un po' gli attrezzi che utilizzerò per fare queste belle unghiette. Ho appena comprato una nuova fresa Trick insieme alle sue punte, e questi sono i dischetti abrasivi che mettiamo sulla punta, ma dopo vedremo tutto meglio. Un gel monofasico, questo si chiama Nail Store, l'ho preso su Amazon, grande gel ragazzi, consigliato perché si asciuga subito, è molto resistente, cioè io ce l'ho da un mese, queste unghie non ho particolari sollevamenti, quindi super top. Un colorino, due lime per rifinire la forma eccetera, pennelli di vario tipo, gel per lucidare, questa è di Passione Unghie, top del top ragazzi, come top coat Passione Unghie, pam pam pam, ma in realtà è una grande marca in generale. Pennellino per la polverine e last but not least la lampada UV. Come sempre io mi dimentico le cose importanti. Prima di iniziare chiedo a tutti di iscriversi al canale per chi non l'ha ancora fatto. Se questo tipo di video può piacervi, mettete like e fatemelo sapere con un commento. Io sono sempre contenta di leggere i vostri commenti, vedere che i video sono apprezzati. Quindi grazie mille a chi si è iscritto, a chi si iscriverà, grazie mille. E adesso passiamo veramente al tutorial. Fine pubblicità. Come potete vedere, le unghie sono quelle che sono. Hanno una bellissima ricrescita oscena, vorrei dire, dopo un mese che ce le ho. Adesso andremo a levare tutta la parte superiore con la fresa. Utilizzerò questa qui insieme a uno di questi dischetti di carta vetrata, a me sembra. Ovviamente qua sempre molto professionali, e lo andiamo a mettere qua sopra. E partiamo. Vado a togliere la polvere in eccesso. Come potete vedere, la base dell'unghia sotto è rimasta comunque abbastanza intatta. Poi oggi andrò a fare una forma a mandorla, quindi direi che manterrò la base e andrò ad aggiungere il gel sopra. Adesso faccio anche tutte le altre e poi ci riaggiorniamo. Eccoci qui. Come potete vedere, ho smontato tutta la situazione, la lunghezza mi piace così. Adesso dobbiamo andare a fare la manicure qua nelle mie cuticole un po' così disastrate. Mettiamo a posto l'unghia, dopo partiamo con proprio la costruzione vera e propria. Andremo a scegliere un po' a casaccio, io scegliamo questo, una forma un po' simpatica. Ce n'è uno più a punta? Ma sì che c'è quello più a punta. Non so, non sono una grande esperta di frese, ragazzi. Vediamo. Ma qua vado proprio a trapanare tutta la... Ne approfitto che se qualcuno ha da darmi dei consigli sulle varie applicazioni, anche su come sto usando la fresa, perché sulla fresa, devo dire, sono molto ignorante. Ok, direi che
la cuticola adesso non è più esistente, secondo me neanche l'unghia sotto la cuticola. È molto più libera, lasciate stare le parti che ho fuori, ma perché io mi mangio le unghie e visto che le unghie finte non le posso mangiare, mangio le pellicine. Però diciamo che la base dell'unghia mi sembra abbastanza pulita, pronta per essere limata e ingellata. Andiamo a togliere le cuticole, è l'altro step. Sempre paura di farmi uscire sangue io, però dai, mi sembra di avere una buona base da cui partire. Vado sempre con la punta di prima. Non è sicuramente perfetto, ma penso che con la bombatura andremo a risolvere la situazione. Qua mi sto fatta sanguinare un dito. Adesso vado con la lima a cambiare la forma. Trust the process, ragazzi, verranno bellissime, sono sicura. Ho intenzione di farle a mandorla, forma che non ho mai fatto. Direi che la lunghezza la lascio così. Cosa ne pensate di questa forma qua? Per me non è niente male. Mi dispiace far vedere sempre in primo piano questo dito martoriato dalla fresa. Comunque la forma è questa, mi piace molto. Adesso, step successivo, andiamo a fare la bombatura. Quindi passeremo il nostro gel monofasico, questo è il colore, e lo andremo ad applicare con un pennello da applicazione. Io lo uso non troppo grande perché voglio essere più precisa. Io ne prendo una pallina così, che poi può essere sempre aggiunto, e andiamo a metterlo qua alla base. La vado a spingere verso la cuticola, non troppo, per fare appunto l'effetto bombatura, e lo faccio così per tutte le cuticole. Creata la nostra bombatura, vado dai lati e lo spingo verso il centro e verso i bordi. Io ovviamente ho riutilizzato la base che avevo già prima, non so se si può fare. Onicotecniche all'ascolto, consigliatemi. Sposto un po' il gel per raddrizzare, insomma fare della forma che preferisco, ma comunque andrà limato. Vado a polimerizzare in lampada per 90 secondi. Questo è il risultato, sgrasso. E dopo la sgrassatura andremo a limare un attimo e poi passiamo al colores. Dobbiamo rendere tutto bello sottile, liscio, come se fosse la nostra unghia vera. Io rendo sempre i lati più sottili, tipo qui limo di più e sopra lascio più bombatura. Così è più naturale. Pennellino, pennellino, e questa è l'unghia terminata pre-colore. Questo è il risultato delle unghie nude e crude. Mi piace moltissimo la forma. Adesso andremo con il colore. La mia intenzione è fare 1, 2, 3 e 4 unghie di questo colorino qua, che è diciamo un pesca. Invece nell'anulare lo voglio lasciare nudo e crudo, ma farci delle piccole margherite con il bianco, e ovviamente al centro metterò questo. Questo è della marca MSK Color Lead, sinceramente sempre grande Amazon, questa linea di colori la sto usando da un po'. Sicuramente sono migliori quelli di Passione Unghie, ma non ci lamentiamo perché sono molto belli anche questi. Eccoci qua con lo smalto dato, andiamo a polimerizzare per 90 secondi. Vado a prendere un po' di bianco e lo metto qua sulla cartina, così sono più precisa. Vado a prendere un pennello, come potete vedere ha la punta un po' rotondina, molto piccola. Quindi bagno la mia punta nel bianco e vado a fare il primo petalo. Ok, via, in forno.
sopra. A parte questo qua che è successo un po' un pasticcio, del resto sono carine, manca soltanto il centro, che adesso lo andiamo subito a fare. Ok, subito in forno un po'. Eccole qui. Adesso voglio decidere se mantenere queste quattro lucide e questa opaca, perché magari con l'opaco questi fiori non sembreranno delle uova al tegamino, perché un po' me le ricordano, anche se veramente, ragazzi, ho dato il mio meglio. Andiamo con l'acqua gloss di Passione Unghie, top coat migliore della storia. Prendiamo il top coat matte e vi informo. Ragazzi, questo è il risultato finale della prima mano. Ovviamente non vi farò vedere anche la seconda, perché i procedimenti sono sempre gli stessi. Vi farò vedere il risultato finale di entrambi le mani, un bel close up, tra poco. Io vi dico già che questa unghia matte mi fa impazzire. Eccoci con un close up a opera finita. Come potete vedere, nell'altra mano mi sono martoriata con la fresa e i fiorellini, non essendo la mia mano dominante, sono venuti un po' come delle uova al tegamino. Guardiamo quella bella, che è quella che abbiamo fatta insieme, tra l'altro. Io direi, ragazzi, che non potrei mai essere più soddisfatta di così. Quindi eccomi qua come un'apparizione con le mie nuove unghiette nuove. Cioè, fanno una figura veramente meravigliosa. Io un po' pelata, ma i capelli sono qua. E niente, quindi ragazzi, grazie per avermi seguito, se mi avete seguito fino a qui, per queste bellissime unghie. Se questo tipo di video vi piace, vi farò vedere anche altri tipi di unghie che mi farò nel corso del tempo, fatemi sapere. Per il momento è tutto, passo la linea allo studio, ci vediamo nel prossimo video, vi mando un bacio e ciao!